Bene, anche io parto ovviamente dal ringraziare il Ministro per le sue parole, il Governatore per la scelta fatta da Banca d'Italia, il Dottor Letta per la sua presenza e ovviamente ancora una volta tutti voi che siete stati uno degli elementi tra i più importanti anche in questa complessa e drammatica vicenda del coronavirus per l'Italia e per l'Europa e per il mondo, e che ha permesso a noi nella nostra regione, ma anche in Italia, di affrontare questo tema con una radicalità che ora dovrà continuare, perché questi 60 giorni o di più che sono stati giorni drammatici, comunque stanno rivelando che anche di fronte a una novità incredibile come questo tipo di virus, comportamenti, scelte responsabili, coordinamento, possono permetterci di affrontarlo e di costruire una soluzione. Quindi grazie per quello che questo luogo rappresenta, grazie a tutti voi, perché il valore aggiunto, certo, è nei luoghi fisici, ma il valore aggiunto è nella forza degli operatori che queste stanze e questi palazzi riempiono con il proprio sapere e con la propria dedizione. Vedete, io so che da Presidente di Regione e Commissario alla Sanità, rispetto a tutti gli altri, a coloro che giustamente vi hanno ringraziato, ha un dovere in più. E questo dovere è quello di non dirvi solo grazie, ma quello di assumermi la responsabilità affinché l'amore, la dedizione, la passione che mettete nella vostra attività sia riconosciuta e valorizzata. E io vi confesso che nella mia vita da Presidente, in questi 6 anni, ho vissuto insieme ad Alessio, che con me è stato nell'altra legislatura il direttore della cabina di regia del commissariamento, ho vissuto 2 fasi molto diverse di questi 6 anni. I primi anni angoscianti, perché venendo nei vostri reparti, incontrando i vostri rappresentanti, ascoltando le denunce del personale sanitario, con Alessio ne abbiamo parlato tante volte, alla domanda ma che cosa possiamo rispondere, il più delle volte la risposta era poco o niente, perché il Lazio era una regione in ginocchio e ferita dal dramma del commissariamento che è durato 10 anni, che nasce da un disavanzo abnorme, 2 miliardi su 10 miliardi di budget, e scelte su quel commissariamento che voi avete vissuto sulla vostra pelle. Tante, la peggiore, la più grave, la più pesante di tutti, il blocco del turnover, che per 10 anni ha impedito a una nuova generazione formata nei policlinici della nostra regione di entrare nel sistema sanitario e promuovere quel passaggio generazionale che è utile sempre, ma è utile ancora di più nella scienza e nel campo della medicina. Ora, anche questo luogo, l'aver potuto collaborare, l'aver potuto essere vicino allo Spallanzani per prenderlo in carico, e grazie anche per l'incredibile velocità con la quale questo luogo è aperto, è la dimostrazione di che cosa vuol dire aver chiuso la stagione del commissariamento. Aver chiuso una pagina buia che non dovrà mai più tornare nella nostra regione e che dovrà aprire una fase di collaborazione massima che ci può permettere di dare risposte a tante delle vostre domande, a cominciare dal superamento del blocco del turnover. Nel 2013 entrarono nel sistema sanitario regionale su circa 700 che ne uscivano 60 persone in tutta la regione. Ora stiamo procedendo a migliaia di stabilizzazioni e assunzioni per finalmente permettere a una nuova generazione di entrare nel sistema. O hanno permesso, e sono orgoglioso di questo, di poter dire che malgrado siamo usciti dal commissariamento, siamo l'unica regione che grazie a voi, allo Spallanzani e alla qualità di questo luogo, abbiamo potuto investire grandi risorse sulla ricerca del vaccino per il coronavirus. O ci hanno permesso oggi, nell'interlocuzione con la direzione dello Spallanzani, di poter dire bene,
grazie a quell'intuizione felice del dottor Letta, che ha avuto una vita così travagliata, può essere presa in carico, la seguiremo, la sosterremo, perché è sostenibile con il sistema sanitario regionale e lo sarà sostenibile. E quindi lo dico, non ha bisogno che glielo dica io perché lui ce lo insegna tutti i giorni, questo governatore è un piccolo esempio di quanto il rigore, la serietà nella gestione finanziaria dello Stato produce sviluppo, produce qualità, produce lavoro, produce investimenti. Bisogna esserne convinti, perché da quella stagione drammatica siamo usciti e abbiamo ripreso una stagione di investimenti. Ora, questo ci ha permesso di affrontare questa fase con più forza e io credo che il futuro dovrà essere migliore del passato. Questa è la sfida anche di questo luogo. Il futuro dovrà essere migliore del passato. Il nostro obiettivo non è tornare al punto di partenza, ma pensare a un sistema sanitario diverso e migliore di quello che abbiamo lasciato alle nostre spalle. L'altro ieri con Alessio abbiamo inaugurato la prima RSA pubblica Covid. Non chiuderemo i reparti Covid. E ora il Ministro è dovuto andare alla riunione del Consiglio dei Ministri. È ovvio che dovremo tornare su tante scelte e capire quanto gli investimenti in ricerca scientifica, in sanità, sono uno dei punti di sviluppo di un Paese e di un'Europa che guarda al futuro con serenità e non un costo, perché producono sviluppo e qualità della vita. E quindi dobbiamo attrezzarci sapendo, e sono molto d'accordo, l'ha detto prima il dottor Letta, che il Covid ha cambiato tutto e dovrà cambiare tutto anche nelle relazioni, non solo interpersonali, ma dell'idea dello Stato e della politica. Se in 30 giorni questo luogo ha aperto dopo 17 anni, è anche perché in queste condizioni tutti hanno collaborato. E quindi noi dobbiamo immaginare un futuro migliore che nel passato, nel quale si rimette al centro un progetto comune di Italia e di Europa, con idee diverse, con un confronto diverso, ma dove deve sempre prevalere l'interesse comune, anche perché siamo ancora immersi nella crisi sanitaria, ma figuriamoci, ma è già evidente che siamo dentro altre crisi paradossalmente ancora più complesse, quella produttiva, del lavoro e della crisi sociale, che se non affrontiamo insieme, in concordia, che non vuol dire senza idee diverse, ma vuol dire con una passione che mette le persone al centro di qualsiasi ragionamento, noi non ce la faremo mai. E invece non bisogna aver paura di pensare che mentre dobbiamo ancora governare questo tema del coronavirus, dobbiamo cominciare a reinvestire sulla scienza e la ricerca e aggredire i grandi nodi dello sviluppo, della crescita, della produzione e della tutela sociale, perché nessuno si senta solo. Questa inaugurazione stamattina è legata a quello che ieri abbiamo voluto fare, di accelerare con le ferrovie, ad esempio, il piano di investimenti in infrastrutture di 18 miliardi di euro nella nostra regione, aprendo stazioni dell'alta velocità lì nel sud del Lazio, dove ci sono i centri produttivi della manifattura e dell'industria farmaceutica e dell'alta tecnologia, perché mentre teniamo a bada e lavoriamo sul coronavirus dobbiamo costruire delle certezze anche negli altri campi, a cominciare dal lavoro, dalla crescita e poi, io l'ho detto in tutti i luoghi, dal punto di vista della dimensione sociale. Come sapete voi, perché lo avete insegnato a noi e sicuramente a me, i mesi che avremo davanti comunque saranno mesi diversi, dove il distanziamento sociale dovrà essere la regola di tutto nella nostra vita. E vedremo per quanto, vedremo come, ma noi abbiamo bisogno di una società nella quale sì, fisicamente si sarà più distanti, ma si dovrà stare più vicini nella gestione dei problemi comuni. E quindi noi dovremo sapere che quelle persone che perderanno il lavoro, che non ritroveranno la propria impresa, che non ce l'avranno fatta, o in quell'istante, come voi che fate gli operatori sanitari o della ricerca,
percepiranno che l'Italia è vicina a quella condizione umana, oppure avremo fallito. Per questo c'è bisogno di uno scatto, che non è la rimozione dei problemi, ma la capacità di capire che il coronavirus è la più grande novità a livello planetario dopo la Seconda Guerra Mondiale. E come dopo la Seconda Guerra Mondiale si è aperto un altro modello di sviluppo rispetto alla prima fase, oggi il tema non è banale, e guai se qualcuno pensa che si può ricominciare come se nulla fosse accaduto, perché dobbiamo ricostruire l'Italia, dobbiamo pensare a una rinascita dell'Italia, e questa rinascita dell'Italia non può contemplare egoismi, piccolezze, miopie, battibecchi, gelosie, municipalismi o egoismi, perché o si condivide insieme, a partire dalla propria esperienza, un'idea di futuro, o, ripeto, non ce la faremo mai. Ma invece questa è l'Italia, e l'Italia non può mai dire non ce la faremo, non lo può dire, e l'Europa non lo può dire, perché anche l'Europa ha di fronte la grande possibilità straordinaria di rilanciare e motivare la forza del suo progetto, che non a caso mette le radici all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, per dare a chi viveva in questo continente la certezza che non sarebbe mai avvenuto quello che era accaduto con la guerra, con milioni di morti tra europei. Oggi la sfida ovviamente è una sfida diversa dal punto di vista storico, ma è simile nell'ambizione che dobbiamo avere. Sì, quando guardiamo i punti di PIL siamo in ginocchio, ma non è quello il problema. Non è mai un problema se qualcuno cade. La vera sfida è rimettersi in piedi, e l'energia va trovata ora. È per questo che anche oggi questa inaugurazione di una storia italiana lungimirante ma travagliata, che all'improvviso trova la possibilità di proiettarsi nel futuro, è un grande simbolo. Figlio della vostra passione, figlio del fatto che in questi anni abbiamo ricostruito le forze, e che anche grazie a voi in pochi giorni abbiamo costruito uno dei centri potenzialmente di eccellenza europea, perché non è legata solo all'emergenza del Covid, per la ricerca e per la presa in carico di patologie, che dimostra che il domani potrà essere migliore del passato. E io credo che questa sarà la strada che dovremo mettere, e chi ha responsabilità di governo deve essere il primo a capirlo. Non è il tempo solo dei grazie e delle pacche sulle spalle, è il tempo dei doverose grazie, della vicinanza, ma dell'assunzione di responsabilità ora, per costruire il futuro come voi avete fatto, permettendoci oggi di dire finalmente il biocontenimento dello Spallanzani è partito e si proietta nel futuro. Davvero grazie per questo.